Fluch, ein verdammter Fluch, una maledizione. Incredibile pensare che Harry Kane, che è appena diventato l'acquisto più costoso con distacco di tutta la storia del calcio tedesco in tutta la sua carriera, tra l'altro anche capitano nazionale inglese, non abbia mai vinto un trofeo, neanche uno, neanche una coppa del nonno, coppa del bisnonno, coppa, non lo so, del mio cagnolino che lo facciamo in giardino, niente, nada, nichts. Arriva Harry Kane al Bayern Monaco, io dico vabbè, adesso il Bayern Monaco c'ha l'abbonamento per vincere trofei in continuazione. Pop, il Bayern Monaco perde non uno, non due, 3-0 contro l'RB Lipsia in questa Supercoppa tedesca, che noi possiamo dire va bene, non conta nulla. Io non penso, se uno non ha mai vinto neanche un trofeo in tutta la sua carriera a 30 anni e si tratta di uno degli attaccanti più forti del mondo, un potenziale pallone d'oro, cioè Harry Kane è uno così, una stagione giusta, una squadra giusta, lui ha le capacità per vincere il pallone d'oro. Se aggiungiamo tutti i suoi gol, assist, capacità anche da playmaker, una tecnica, una visione quasi da trequartista, finalizzazione davvero bomber, se aggiungiamo una stagione così anche dei trofei, questo qui è un potenziale pallone d'oro. È incredibile pensare che lui oggi abbia subito perso 3-0, non è neanche colpa sua, appena arrivato ha dormito poco, se non mi sbaglio è arrivato alle 2 di notte a Monaco, ha allenato una volta con i compagni, oggi subentrato, non è colpa sua, però fa riflettere che questa maledizione pazzesca continua. Vediamo quanto continuerà, perché il Bayern Monaco ovviamente rimane la strafavorita per vincere questa Bundesliga, però onestamente stasera, adesso parliamo un po' di questa partita e poi vi dico in generale cosa ne penso dell'acquisto Harry Kane al Bayern Monaco, un acquisto molto atipico. Alcuni mi hanno già scritto: Giano, sul secondo canale faccio un video, perché il Bayern Monaco, diciamo, ha un po' tradito la sua filosofia di fare acquisti funzionali, intelligenti. Qui parliamo di un giocatore che ha 30 anni, che è in scadenza tra un anno, e il Bayern Monaco lo paga oltre 100 milioni. Vi dico la mia opinione in questo video a riguardo. Innanzitutto devo ammetterlo, che fa sempre male vedere la plastica alzare in cielo un trofeo, pensare sempre che l'RB Lipsia non è l'RB Lipsia, è un nome... è un nome uscito così all'improvviso, cioè in realtà si chiama Mackrenstadt, un villaggio che loro hanno preso nel 2005 e hanno cambiato nome, stemma di questo club, l'hanno trasformato in un prodotto di marketing chiamando questo Mackrenstadt in RB Lipsia. Ovviamente non avevano mai vinto nulla, zero titoli in tutta la storia, e adesso sono già in pochissimi anni arrivati da questo quinto campionato in Bundesliga, in Champions League, e hanno già vinto due coppe tedesche, stasera anche una Supercoppa tedesca. Il Bayern stasera onestamente è stato proprio umiliato, adesso possiamo avere tutte le scuse e dire inizio campionato, non è grave, le gambe sono pesanti, faceva caldo, però le stesse cose contano anche per l'RB Lipsia, una squadra allo stesso livello di preparazione, e perciò non solamente per il risultato, perdere 3-0 è già pesante, soprattutto per il come hanno perso in maniera veramente pesante, cioè dopo un minuto una palla persa da Kimmich in maniera scandalosa in uscita, che secondo me Kimmich è un giocatore... sì, da un lato molto amato, che però secondo me è uno molto offensivo, che in fase difensiva ha dei grossi problemi, di questo spesso nessuno ne parla, però perciò secondo me il Bayern adesso ha preso Kane, hanno fatto bene sotto il punto di vista tecnico, perché mancava una punta vera di peso che però sa anche giocare a calcio, però manca anche uno a fianco a Kimmich, uno veramente difensivo, robusto, un Sechser come diciamo in tedesco, un centrocampista difensivo, veramente difensivo, che chiude dei buchi, perché Kimmich secondo me è troppo offensivo e in fase difensiva sbaglia tanto, come ha fatto anche qui. Poi dopo due minuti, già l'1-0 per l'RB Lipsia, Bayern veramente in totale Sommerschlaf, cioè stavano ancora praticamente dormendo,
dopo 4 minuti un retropassaggio davvero scandaloso su Ulreich, il portiere, la riserva di Manuel Neuer, che non sappiamo quando torna. Ulreich altrettanto con un errore tecnico non riesce a stoppare la palla che esce fuori. C'è un Bayern Monaco che dopo 5 minuti, ho visto l'inquadratura sia di Harry Kane sia di Kim Min-jae, entrambi ancora in panchina, letteralmente scioccati. Cioè, tutti sappiamo che l'RB Leipzig già dai tempi di Ralf Rangnick è una macchina di pressing, la loro filosofia, pressing, verticalizzazioni, lo sappiamo tutti, e non pensavo che il Bayern Monaco potesse soffrire così tanto questo pressing. Ho visto nei primi minuti tantissimi passaggi sbagliati del Bayern in costruzione, tantissimi passaggi usciti proprio fuori dal campo, e poi la grande speranza del Bayern Monaco, forse questo anche il motivo per cui hanno puntato su Harry Kane, che sì, ha 30 anni e magari fra 4-5 anni poi lascerà il Bayern, chiuderà la sua carriera, vediamo cosa succede. E non hanno puntato su uno come Vlahovic, che è più giovane, perché secondo me c'è anche un po' di speranza che Matthijs de Ligt magari tra 4-5 anni potrebbe prendere poi il posto di Harry Kane. Matthijs de Ligt è giovanissimo, oggi ha giocato, non lo voglio giudicare, è troppo presto, però anche lui ha sbagliato troppo, quindicesimo minuto, rigore in movimento, lo conclude nel centro, totalmente centrale, dopo un altro rigore in movimento va fuori lo stadio il tiro, lui totalmente Rücklage, cioè mette la schiena indietro, tanti errori. La nota forse più bella per il Bayern Monaco, che c'è un nuovo record in casa bavarese, Sané, amici, è veramente incredibilmente rapido, lo sapevamo, non sapevamo che fosse così rapido. Il Bayern oggi posizionato spesso molto molto male, si è beccato tanti contropiedi dell'RB Leipzig, perciò anche oggi al 31esimo minuto c'era Timo Werner, che è tornato in Germania tutto libero, che poteva puntare il portiere Ulreich, e Sané fa un sprint indietro come io in vita mia ho mai visto un recupero così, considerando soprattutto che Werner adesso non è lentissimo, e soprattutto Werner in quell'azione riesce a non perdere tempo, cioè lui non stoppa la palla, se la butta subito in avanti, perciò noi possiamo dire vabbè, Sané magari è più rapido di Werner perché Sané parte senza palla, Werner parte con la palla, invece no, in quell'azione Werner se la butta subito in avanti, e praticamente è un duello di sprint senza palla tra Werner e Sané, ma Sané c'ha tanti metri di distacco, cioè tanti, sembrava impossibile riprendere e raggiungere ancora Timo Werner. Tra l'altro Werner è anche un giocatore rapido, e Sané lo recupera ancora, e l'hanno misurato 35,97 km all'ora. Il record finora del Bayern fu di Davis, 35,80 km all'ora. Questo significa che Davis è più rapido di Sané? Non lo so, perché sinceramente Sané aveva anche tanto spazio per prendere corsa, e qui parliamo della velocità finale, però secondo me Davis, quando parliamo di accelerazione, è ancora più rapido. Però Sané ha avuto tanta ricorsa, e perciò è uscito questo numero record incredibile, cioè quasi 36 km all'ora. Sané incredibilmente rapido, però siccome non interessa a nessuno del Bayern Monaco stasera, considerando che hanno perso 3-0, ed è veramente una maledizione. Harry Kane entra al minuto 62, sotto ovviamente le esultazioni del pubblico, dell'Allianz Arena, tutti a festeggiare il suo ingresso, pochissimi minuti dopo un calcio di rigore per l'RB Leipzig dopo un fallo di mano di Mats Rui, che ha iniziato a giocare a palla mano, perciò davvero inizio disastroso per Harry Kane, ovviamente per nulla colpa sua, appena arrivato cosa poteva fare lui, però impressionante che lui rimane ancora a zero trofei in tutta la sua carriera. Adesso vi dico in generale cosa ne penso di questo acquisto di Harry Kane. Innanzitutto penso che sì, tecnicamente il Bayern aveva assolutamente bisogno di prenderlo, perché tu non puoi giocare la stagione con Matthijs de Ligt, bel talento, ok, però l'ha dimostrato anche stasera, segna veramente poco, anche nell'ultima stagione ha giocato spesso e ha segnato veramente poco, l'ha detto anche Tuchel nell'ultima intervista. Tra l'altro il declino del Bayern inizia con l'addio di Robert Lewandowski e con la folle idea di Hasan Salihamidžić e di Oliver Kahn di poter prendere Mané come centravanti.
un Mané che ha avuto un brutto anno al Bayern Monaco, poi ha perso anche i nervi, ci ricordiamo la rissa con Sané, ma questo adesso sono altri discorsi. Comunque alla fine adesso è andato in Arabia Saudita e ha molto deluso in quell'anno, ma la colpa secondo me non era solamente di Mané, era anche di una dirigenza che ha pensato di poter giocare con 4-5 numeri falsi, numeri nuovi, barra ale, barra trequartiste, e di poter risolvere quel problema. Assolutamente no, il Bayern ha bisogno di un centravanti di peso, come anche l'Inter ha bisogno di un centravanti di peso. Per questo motivo a livello tecnico ci voleva assolutamente di prendere Harry Kane, a livello economico è un rischio, sicuramente sì. C'è da dire che il Bayern Monaco da 30 anni è sempre inutile. Cosa significa essere inutile? Ogni stagione quello che incassa è più alto rispetto a quello che spende, perciò ogni stagione rimane una piccola cifra di utile che va ovviamente sempre ad aumentare il conto corrente. In Germania lo chiamiamo il Festgeld conto del Bayern Monaco, dove ci sono sempre tanti tanti soldi che non vengono toccati. Per questo motivo il Bayern si può permettere assolutamente di prendere Harry Kane a questa cifra. Uno può dire è folle, sì o no? È un po' folle prendere un trentenne in scadenza il prossimo anno per oltre 100 milioni di euro dall'altro lato. Il calcio è cambiato, il calcio non è come una volta. Io mi ricordo la campagna d'acquisto record del Real Madrid di Cristiano Ronaldo, 94 milioni di euro, Kakà 65 milioni di euro, poi dopo arrivò anche Gareth Bale. E a quei tempi tutti dicevano follia totale. Il Bayern Monaco addirittura disse che loro non farebbero mai un acquisto per 100 milioni, proprio a livello categorico lo escludevano di farlo. Però c'è una specie di inflazione nel calcio, secondo me. Cioè 100 milioni una volta non sono più 100 milioni oggi. Lo vediamo, un giocatore che fa una buona stagione, uno giovane, vale subito 50 milioni di euro. Il calcio è veramente cambiato e per questo motivo secondo me era solamente una questione di tempo finché anche il Bayern Monaco andava a fare un acquisto di 100 o diciamo addirittura di oltre 100 milioni di euro. E poi adesso si è anche intromessa l'Arabia Saudita con il fondo PIF che sta portando via tantissimi grandi giocatori dall'Europa. E secondo me quando c'è un giocatore in scadenza, perché io ho notato un po' che gli arabi non abbiano molta voglia di pagare molto per i cartellini, ogni tanto capita quando non c'è nessun'altra chance, però li vedo un po' rigidi, provano sempre a pagare poco per i cartellini. Abbiamo visto Brozovic pagato sotto valore di mercato e tanti tanti altri giocatori, e perciò spesso vediamo che gli ingaggi sono molto molto più alti rispetto ai cartellini. E perciò magari vedere un Harry Kane che va in scadenza e poi gli arabi gli dicono adesso ti diamo non so centinaia milioni di euro a stagione, ogni persona del mondo potrebbe diventare debole. E per questo motivo sappiamo quando uno va in scadenza arrivano dei club anche europei che sono scoperti dei interi stati, sono dietro dei interi stati dove tu sai hanno dei mezzi economici che non c'entrano nulla con il business, con il calcio, con il avere il bilancio inutile come il Bayern Monaco. Ci sono dei interi stati dietro anche in Europa, ci sono due o tre di questi club che poi ti offrono dei ingaggi pazzeschi, soprattutto ti offrono anche subito dei bonus, dei cash, ti danno sulla mano subito delle cifre veramente nauseanti dove uno non può competere, dove uno non può competere. Secondo me il Bayern aveva un po' paura di questo, di correre questo rischio, di aspettare e poi magari vedere un Harry Kane che cambia idea e magari va in un altro club. Per questo motivo il Bayern Monaco si è sentito molto sotto pressione, soprattutto considerando anche l'ultima stagione che è stata brutta, uscita dalla Coppa tedesca, usciti dalla Champions League e la Bundesliga vinta unicamente grazie ad un regalo del Borussia Dortmund che ha detto no, noi siamo troppo umili, non vogliamo vincere la Bundesliga, facciamola vincere per l'ennesima volta al Bayern Monaco. Per il Bayern è stata una stagione catastrofica, con l'esonero di Nagelsmann, di Kahn, di Salihamidžić, tutti out, tutti via. Il Bayern ha detto no, adesso ci vuole veramente una piccola rivoluzione e perciò hanno preso Harry Kane per questa cifra davvero davvero incredibile. Perciò vediamo cosa succederà. Ovviamente non possiamo giudicare il Bayern, Harry Kane, la squadra per una Supercoppa prestagionale, questo no, però sono sicuro che Harry Kane
è un po' arrabbiato stasera, molto arrabbiato. L'ho visto anche fuori dal campo veramente arrabbiato, perché se non hai mai vinto un titolo, un trofeo in tutta la tua stagione e poi ne prendi tre dall'RB Lipsia quando puoi vincere il tuo primo trofeo, sicuramente non è stata una bella mentalità. Soprattutto lui ha scelto Bayern Monaco, che trasmette sempre la mentalità mia san mia. E cosa significa mia san mia? Mia san mia significa veramente di dare sempre tutto, di andare sempre oltre, di non prendere mai una partita sotto gamba. Mia san mia significa anche un amichevole, se giochi contro una piccola squadra dilettantissica, di vincerla 30-0 invece di vincerla 5-0, perché questo mia san mia. Mia san mia significa, secondo me, totale voglia di vincere, di spaccare, di fare. Perciò è atipico per il Bayern, che normalmente i trofei li vince sempre. Non esistono trofei non importanti per il Bayern. Perciò maledizione Harry Kane, che continua a rimanere a zero trofei in tutta la sua carriera. Incredibile. Un abbraccio a tutti amici, se vi piacciono questi contenuti interculturali fatelo sapere nei commenti, perché se vi piacciono ogni tanto... Ho anche rinnovato l'abbonamento per poter vedere la Bundesliga in questa stagione, a parte ovviamente la mia grande passione per l'Inter, che avrà sempre priorità. Però se vi piacciono questi contenuti, ogni tanto, magari una o due volte a settimana, facciamo anche dei video sul calcio internazionale. Guarderò anche molto Premier League quest'anno, che mi interessa, l'Arsenal, che veramente sta diventando molto molto forte. Vediamo se possono raggiungere Manchester City. Io amo il calcio, amo football, amo football. E per questo motivo, se anche voi amate il calcio, su questo canale siete nel posto giusto. Un abbraccio, ci vediamo presto.